Ciao a tutti, bentornati e benvenuti in un nuovo video. Come vi avevo accennato qualche tempo fa, ero intenzionata a prendere il nuovo iPad. Quindi nel video di oggi lo andiamo ad aprire insieme perché mi è arrivato oggi. Lo andiamo ad accendere, a fare un unboxing. Vi faccio vedere un po' il modello che ho preso, come funziona. Se non avete mai avuto o magari pensate di avere un iPad, vi può essere utile. L'ho preso su Amazon e ho preso la versione ricondizionata. È un acquisto che volevo fare, di cui ho bisogno sì, ma relativamente, per questo che non ci ho voluto spendere troppi troppi soldi. Tra l'altro io ho questo qui che è l'iPad mini, credo sia una delle primissime versioni, l'ho comprato veramente tanti 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 anni fa, quindi questo ovviamente lo metterò in vendita, lo inizializzo e via. Vedete, è questo qui, però a parte il fatto che è veramente molto piccolo, ma poi appunto uno dei modelli più vecchi, quindi non mi è attualmente utile. Quindi adesso lo andiamo subito ad aprire come prima cosa, anche perché mi è arrivato oggi mentre ero fuori casa, quindi non vedo l'ora di tornare e vederlo. All'interno si presenta così. Qui c'è appunto la scatolina sigillata. Ho preso la versione nona generazione wifi da 64 giga. Questo qua dovrebbe essere quello da 10 pollici, se non sbaglio. Colore grey, che è lo stesso del mio MacBook. Quindi, come si fa di solito, lo apriamo dal fondo, taglierino, piano piano, andiamo intorno, togliamo la pellicola, questa è una delle cose più soddisfacenti da fare. Lo vado ad aprire molto lentamente. Eccolo qui, il nostro gioiellino. All'interno c'è tutto il libricino, ovviamente, che contiene, insomma, i soliti stickers, i fogli. E poi qui sotto troviamo il caricatore con il filo classico. Quindi quello che ci interessa è lui. Tra l'altro, gli ho già preso anche la cover. Io non mi faccio mai cogliere impreparata. Questa qui l'ho presa su Amazon, ovviamente è lilla. C'è anche la versione con porta Apple Pen, che però non ho ancora preso. Non so se prenderò perché non so quanto possa essere utile per un utilizzo così molto normale. Quindi lo vado innanzitutto a scartare tutto per bene. In teoria ho visto alcune persone che si lamentavano del fatto che, nonostante fosse ricondizionato, lo avevano trovato con delle piccole ammaccature oppure con dei graffi. Io sinceramente non vedo nulla, mi sembra perfetto. Anche la parte del retro. Qui sopra c'è il tastino per l'accensione, quindi lo andiamo subito ad accendere. La prima accensione è sempre molto emozionante, è come avere un nuovo bambino praticamente. Ma prima che faccio danni, perché ultimamente sono un pochino impedita con le cose in mano, mi cascano eccetera, lo metto subito nella cover. Guardate quanto gli sta bene, perfetto. E ovviamente adesso facciamo tutti i vari passaggi, quindi lingua. Io metto italiano, zona Italia, devo anche comprargli la pellicolina tra l'altro. Configura manualmente, ora devo connetterlo al wifi sperando di ricordarmi la password. Voglio qua cercare tra i messaggi importanti di WhatsApp dove ho salvato la password, ci sono. Ok, forse l'ho trovata. Ok, si è connesso. Ovviamente ho preso la versione wifi perché quello con la scheda non mi interessa. Non so neanche a cosa potrebbe essere utile, a meno che uno ovviamente non ci lavora, se lo deve portare in giro, gli serve la connessione. C'è scritto l'attivazione di iPad potrebbe richiedere qualche minuto. Comunque, confronto a quello mini, vi faccio già vedere che ovviamente anche lo schermo c'è una piccola differenza. Questo sembra, non vorrei allargarmi, ma sembra quasi lo schermo del MacBook. Per farvi capire, questo è il MacBook, questo è l'iPad, insomma, non è che cambi proprio più di tanto. Allora, non capisco perché mi dà errore. Già iniziamo bene. Ovviamente a Ilaria non può andare bene tutto quanto. Questo penso sia l'unboxing più attivazione di iPad più sconclusionata di sempre. Questo è il messaggio che continua a uscirmi fuori. Non so come procedere. Provo a connettere iPad a un Mac o un PC. Senti, mi sa che ci toccherà proprio attaccarlo veramente al MacBook. Allora, mi sta scaricando l'aggiornamento per poter accedere all'iPad, quindi credo ci vorrà un pochino. Qui intanto continua a darmi questa schermata. Quando vi dico che io non sono tipo tecnologico, intendo anche questo. Ok, si è appena azionato. Ora lo sto configurando. Ho già configurato il Touch ID, che non sapevo neanche che avesse il Touch ID, figuratevi. Ora non trasferire app e dati, devo accedere con l'ID. Ora mi è arrivato il codice sul telefono per attivare qua. Questa è una delle cose che mi piace di Apple e tra virgolette non mi piace, perché se non hai un dispositivo e lo devi attivare è un po' un casino connesso con
8000 cose aperte. Comunque ora mi dice qualche minuto. Brigati che non vedo l'ora di metterci tutte le mie robine, tutti i miei sfondi. A quanto pare giustamente oggi ci sono un po' di problemi con il server della Apple. Infatti anche se vado sul sito e vado su assistenza clienti, mi dà che c'è una cosa di revisione, bla 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 bla. Quindi giorno perfetto per attivare un nuovo dispositivo. Fatto sta che sono comunque riuscita, mi si è attivato tutto. Qui c'è la schermata molto carina, quindi adesso la metterò a posto, poi vi faccio un po' dare un occhio. Però non posso entrare con l'account di iCloud. Infatti vedete, ho provato a rimpostarla, anche qua mi dice così. Allora vi faccio un pochino vedere come ho sistemato, poi ovviamente arriverà un video dove vi faccio vedere meglio. Per ora ci ho messo veramente le cose basiche. Comunque ovviamente blocco schermo non avevamo dubbi. Come sfondo invece ho messo questo qui un pochino più etereo. Poi diciamo che per ora, appunto, ripeto, ci ho messo le cose proprio indispensabili. Quindi qui ci ho lasciato l'orologio, le note e il calendario con i promemoria. Qui appunto c'è l'app promemoria. Qui dentro ci ho messo tutte quelle che per ora non mi servono. Sì, lo so che se tengo premuto si possono eliminare, però non si sa mai. Fotocamera, App Store, impostazione, orologio. Ovviamente ci ho messo YouTube, Disney Plus, Prime Video, Netflix, Mediaset Infinity, RaiPlay e Twitter. Qui sotto ci ho lasciato queste che c'erano. Quindi, per ora questo è tutto. Consigliatemi se c'è qualche app che è indispensabile avere sull'iPad o che magari rende meglio sull'iPad rispetto ad altri dispositivi che dovrei provare. Io vi mando un bacio grande e ci vediamo presto con un nuovo video. Ciao!